Giovanni, adesso siamo nel reparto della macinatura. Qui c'è il mulino che viene dall'Austria, che abbiamo acquistato per esigenze nostre, perché creando l'azienda agricola abbiamo puntato sui cereali. Allora, i burattini sono già inseriti dentro, adesso macinatura non la faccio perché l'ho fatta prima. Praticamente il mulino è artigianale, sono tre burattini, mischiando burattini, spostandoli, facciamo venire la farina fine, la farina media, la farina grossa, integrale. Qui sono due tipi per adesso, qui c'è saraceno fine, di cui facciamo pizzoccheri senza farina bianca. Che lega, e poi qui c'è farina di mais integrale, e di questa si fa la polenta, buonissima. Poi noi insacchettiamo e vendiamo direttamente i nostri prodotti, le farine con etichetta più marchio bio, che è importante anche. Poi delle granelle, dalle granelle facciamo a conto terzi. Praticamente le galette, anche queste sono biologiche perché il nostro mais è biologico, andiamo a pulirlo a mano. C'è anche un altro tipo di farina che la faccio integrale, e di questa facciamo quel tipo di pasta di segale, che è molto molto buona e molto carica. Allora anche sul piatto non serve farla abbondante, perché è molto, veramente molto carica e si sente molto, molto buona. Anche questa col marchio biologico. Della farina di segale, sempre della macinatura grossa, facciamo grissini, pane di segale, che non ce l'ho perché va come krapfen, buonissimi. Freschi, facciamo le pagnotte, facciamo pane di segale tipico col buco, è un pane tipico piatto, facciamo anche le brazzatelle, che hanno forma del pane di segale, però mettendo burro, latte e uova diventa una ciambella molto corposa, senza nessun aggiunto, è solo l'impasto, molto buona con lo zucchero, ed è un dolce. Me lo spezzi? Certo. Questi prodotti io vendo al mercato, perché siamo in Campania Amica a Sondrio, e facciamo due volte alla settimana, venerdì e sabato, e anche qui che abbiamo lo spaccio, a Atelio direttamente, è una vendita diretta.